Dopo un inizio di campionato difficile, è in netta ripresa la Subal Cuneo, che nella quinta giornata della Serie A di Balloon ha superato nettamente Ricca tra le mura amiche. Per la formazione cunese, capitanata dal giovane Federico Raviolo, si tratta della terza vittoria consecutiva, segno che il periodo di rodaggio è forse finito e la strada giusta è stata imboccata. La Subal Cuneo si è trovata subito ad inseguire gli avversari, che hanno fatto loro il primo gioco, ma la reazione dei padroni di casa è stata veemente e ha portato alla conquista di 6 giochi consecutivi. Si è andati alla pausa sul risultato di 7-3 per la Subal Cuneo, che poi non ha più concesso nulla a Ricca, chiudendo con un perentorio 11-3. Con 3 punti, la squadra di Raviolo continua l'inseguimento alla capolista Augusta Manzo. Una partita questa che è andata abbastanza bene e avete finito con un punteggio di 11-3. Pronti via, sono partiti loro, vi avete lasciato un gioco e poi siete venuti fuori voi. La terza partita consecutiva che vincete, netta ripresa, no? Sì, sicuramente questo è un punto importante per noi, visto comunque l'avvio di stagione non ottimale. Devo dire che oggi, secondo me, la partita è stata vinta soprattutto da Giampaolo Arricaccio, perché non c'è stata grossa differenza tra me e Marcarino. Addirittura in battuta lui spingeva più di me. Comunque è andata bene, il terzo punto consecutivo è ossigeno per noi e continuiamo così, speriamo, e va bene così. Cosa ti manca ancora per essere uno dei top? Ma mi manca tanto. Comunque sono giovane e ho tempo di migliorare e sono comunque con lo staff tecnico giusto. E secondo me adesso in queste partite la differenza sta facendo la mia squadra, che comunque i nomi parlano da solo, è molto competitiva. Spero di poter migliorare e di arrivare comunque ad un buon livello anch'io, e così sono sicuro che potremo toglierci delle soddisfazioni.